come ogni mattina, guardiamo la rassegna stampa e cerchiamo di fare un po' di corretta informazione. È necessario dare ai cittadini l'informazione con grande onestà intellettuale ed è quello che vogliamo fare andando a ripercorrere i giornali di stamane. Iniziamo leggendo solo 9 interventi sui 17 richiesti, l'allarme, i ritardi del Campidoglio, l'ordinanza del Comune, il via alle bonifiche e le critiche alla Raggi. Sul problema Zanzara Tigre, bufala, non è così. Noi siamo intervenuti subito su tutto, anzi da aprile abbiamo fatto più di 1000 interventi. Questa è la corretta informazione che ogni giornale dovrebbe dare. Sul caso specifico siamo anche intervenuti sui casi segnalati dall'autorità competente, sia con intervento, con una lotta larvicida, che anche poi successivamente ad urticida. Tra l'altro gli interventi vengono fatti nel condominio, fino a 200 metri dal luogo che è stato appunto segnalato. Dunque, ancora una volta, bufala ed esagerati allarmismi, come ci ricordano anche molti esperti. Noi stiamo facendo un lavoro importante con grande attenzione e prevenzione e tutela della salute, ma le bufale non servono a risolvere i problemi. Ancora Zanzara Tigre, interventi in ritardo di 5 mesi? No, il piano di disinfestazione è scattato ad aprile. Questa è la corretta informazione che deve essere data ai cittadini, che hanno diritto di sapere quello che stiamo facendo, e noi lo comunichiamo. Ancora una volta una bufala. Tra l'altro, proprio a sostegno della nostra e dei nostri interventi, la ordinanza che noi abbiamo appunto emesso è un'ordinanza che è stata impugnata e comunque abbiamo vinto al TAR e forse qualcuno non ha gradito. Dunque, una bufala, forse con giustificazione, ma sempre una bufala, e quindi anche su questo noi vogliamo informare i cittadini. Ancora, il Ministero della Salute accusa la Raggi ritardi sulla chikungunya. Il Ministero deve fare giustamente la sua parte. Noi stiamo facendo la nostra con grande impegno. L'attività di disinfestazione, qui si dice il bando per la disinfestazione non è ancora stato assegnato. No, assolutamente no, l'attività di disinfestazione è avvenuta per tutto il 2017, è stato attuato il piano di deratizzazione e di disinfestazione, ripeto, con 1000 interventi, ed è stata coperta con fondi Amacard, e su questi fondi, che si chiamano appunto fondi Amacard, che derivano dalle sanzioni, abbiamo ancora a disposizione 700.000 euro per completare tutti gli interventi fino alla fine dell'anno. Per il 2018 prevediamo una gara ponte, fino a che l'attività di disinfestazione non verrà, diciamo, attuata in applicazione della nuova gara a doppio getto. Quindi il controllo della situazione è totale. Ancora una volta i giornali dimostrano di non essere in grado di comunicare la verità. Ironia, la sindaca Tigre. Vorrei anche leggere questo pezzo, perché in realtà questo pezzo è anche interessante, e dice: l'assessore Pinuccia Montanari esulta, la nostra ordinanza, vero, è la prima nel suo genere, basata sulla prevenzione, su prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad elevata tossicità, e questo l'abbiamo valutato anche nell'osservatorio ambiente e salute che abbiamo istituito presso l'assessorato proprio per valutare questi aspetti, la tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente, la conservazione della biodiversità prevalgono sugli interessi economici delle ditte di disinfestazione. La nostra ordinanza è destinata a fare scuola e questo ce lo ha dimostrato anche il TAR. Il nostro impegno è forte nei confronti della tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente. Quindi, parole successive dell'articolo, la sindaca Tigre, non è proprio il caso di fare ironia su cose così serie. Ancora, disinfestazione in alto mare, le zanzare ringraziano Raggi, comune sotto accusa, anche in questo caso naturalmente si tratta di una bufala che vuole evidenziare degli aspetti di criticità rispetto al comune, aspetti che, ribadisco, non ci sono stati, perché noi abbiamo fatto, e vorrei anche vedere cosa hanno fatto altri, ma noi abbiamo fatto interventi
1000 interventi con un impegno molto preciso e dettagliato. Gli interventi continueranno sulla base dell'emergenza e soprattutto noi abbiamo appunto a cuore la salute dei cittadini e su questo non intendiamo assolutamente fermarci, anzi proseguiamo. Infine, paura al framigno, giù un altro albero, qui si tratta di una informazione, ma il fatto che cadano gli alberi a Roma è l'espressione, la testimonianza degli anni precedenti di incuria, ma non lo diciamo noi, ce lo dicono i cittadini. Io ho tanti cittadini che mi vengono a trovare e mi dicono: assessore, da più di 10 anni gli alberi vicino a casa mia non vengono né potati né controllati. Noi invece dal 27 luglio abbiamo fatto partire il piano che prevede il monitoraggio, la messa in sicurezza, il pronto intervento H24 a un'ora dalla segnalazione, ma soprattutto sugli alberi vengono effettuate finalmente le potature se necessarie, gli abbattimenti se necessari, e quindi cerchiamo di rimettere in moto questa città, e questo è un forte impegno della Giunta Raggi.